Storytime, Evoluzione Radio. Amiche e amici di Storytime, un saluto da Gianluca, ben ritrovati in nostra compagnia su Radio Italia 5. Parleremo un po' di musica con David Venuta, ciao, ben trovato. Ciao, grazie. Allora, David è appunto DJ e produttore, quindi intanto raccontaci un po' qualcosa di te, quando è iniziata questa passione per la musica. Questa passione per la musica nasce dal lontano 2002, quando per scherzo ho iniziato a mettere un po' di dischi in un locale qui nel Pratese. Ecco, cioè, per scherzo, ma cioè, volevi assaggiare questo mondo o inizialmente? No, io già lavoravo nel mondo delle discoteche, facevo il pubblica relazione, quindi ammiravo i DJ che suonavano, perché secondo me è un ruolo bello, perché fa divertire le persone, e quindi mi sono avvicinato per questo motivo, ecco, diciamo. Quindi quando per scherzo mi hanno proposto, dice, prova a fare una serata, ecco. Esatto, il grande Montamix di Prato mi ha detto, prova, vai. E da lì mi è nata questa, questa passione. Ecco, e poi successivamente hai fatto un percorso formativo, quali altre sono state poi le tue esperienze più significative? Diciamo che dal 2002 fino al 2005 è stata una gavetta generica, certo. Nel senso, sono cominciato a assaporare il mondo del vinile, al mondo del CD, che ad oggi purtroppo non esiste più. Dal 2005-2006 ho iniziato a lavorare con personaggi importanti dei locali, fino ad arrivare al 2008 grazie a Filippo Giaconi e a Steve Migliorini, affidandomi console importanti come lo Yab, come il Manduca e Central Park, insomma, delle location importanti, dove a quei tempi il divertimento era il al centro del esatto, sì ci si divertiva, esatto. e sicuramente poi ecco, nel 2009 c'è stata un po' una svolta, possiamo dire, quando sei entrato nel mondo anche dei matrimoni, quindi anche altri tipi di eventi. Diciamo che ho cambiato, ho cercato di fare di avere una strada secondaria. In quei tempi, nel 2009-2010, il DJ non era ben visto nei matrimoni, ma grazie a Paolo Scali, che è un sassofonista della zona di Firenze, mi ha detto, guarda, c'è questa strada che può essere percorribile nel futuro, e aveva ragione, perché ad oggi devo dargli ragione, e quindi ho iniziato a fare questo percorso nuovo di lavorare con i matrimoni, arrivando ad oggi, creando quello che ho fatto, perché ecco, insomma, quindi è una strada che stai percorrendo tuttora, quella tuttora, diciamo che sto facendo soprattutto quello, quello e anche altre cose, feste aziendali, ma è sempre rapportato con agenzie che lavorano per matrimoni. Ecco, secondo te, tornando un po' al 2009, come mai il DJ non era ben visto in un evento forse un po' più formale e quindi magari meno da discoteca? Diciamo che erano due strade che era un binario che non riuscivano a unirsi, a incrociarsi. Erano strade parallele, ecco. Esatto, sì, perché giustamente il DJ del matrimonio era un DJ che non poteva lavorare nei locali, e quindi io invece, grazie a questa spinta, ho avuto, diciamo, un'opportunità e ad oggi non mi pento di averlo preso. Assolutamente, esatto. Benissimo. Allora, voi amici, intanto potete dare un'occhiata al sito www.davidvenuta.com. Su Facebook la pagina è David Venuta Music Design, e su Instagram troviamo sia Gate 29 che David Venuta from Gate 29. Ecco, questo Gate 29 che cos'è? Ma Gate 29 nasce è una storia lunga. Nasce nel 2008, io con Michele Pirillo si stava cercando un nome per lo staff. Non ci veniva in mente, il 29 è stato sempre stato il mio numero fortunato. Utilizziamo una parola in inglese, a quei tempi si stava fissando delle ferie a Ibiza, e quindi con questo gate, detto, mettiamo gate, quindi come l'aeroporto, insomma, esatto, cancello, entrata, perché
dargli questa impressione delle aperture dei cancelli, delle porte, ecco, e quindi si è messo questo per scherzo questo nome. Benissimo, ecco, quindi il mondo dei matrimoni si sta andando avanti, però in qualità di produttore a cosa stai lavorando invece? Produttore nasco dal 2012 grazie a Renato Cantini, che tuttora sto lavorando con lui. Nel 2015 sono passato con l'Irma Record, che è una delle etichette più importanti, che è di Bologna, e siamo riusciti anche a far sbarcare un nostro disco in Giappone. E tuttora stiamo lavorando per le radio store, per le grosse aziende, i grossi negozi che sono sul territorio italiano, che si trovano nel territorio italiano. Benissimo. Lavoriamo in queste radio store, quando ti senti in un negozio, in franchising, che senti questa musica, queste radio store, ecco, lì passano le nostre produzioni. Ecco, quindi insomma, come produzione vi state concentrando su questo? Sì, ci stiamo concentrando su questo. Perfetto. E invece eventuali progetti per il futuro, detto chiaramente che già insomma ci sono queste due strade ben indirizzate, però hai ulteriori obiettivi, traguardi da raggiungere? Sì, diciamo che il Gate 29 che tu hai rammentato prima, che possono trovare su Instagram i nostri amici, i nostri ascoltatori, è una sorta di agenzia che serve per fornire i musicisti a qualsiasi evento. Progetti futuri è quello di aumentare questo bacino di clienti, e questo di aumentare i nostri collaboratori. Ecco, quindi insomma ampliare ulteriormente quello che può essere sia il bacino di utenza, ma anche quindi un po' i lavori su cui potete andare. Benissimo. Sì. E allora noi ricordiamo appunto su Instagram c'è questo Gate 29, anche David Venuta from Gate 29, e davidvenuta.com è il sito, e David Venuta Music Design. Ecco, allora vogliamo parlare anche di music design, perché te intendi proprio come va inteso un artista della produzione musicale? No, è perché quando secondo me, quando c'è queste feste aziendali, tornando sempre al discorso dei matrimoni, ecco, quando si fa un matrimonio, facciamo una festa aziendale, la parola DJ mi dava un po' troppo da discoteca, troppo da locale. Quindi ho creato questa cosa che, secondo me, una persona che fa gli arredi musicali, chiamiamolo così, dava più chic, no? Allora ho detto, ho detto, ok, giochiamo su questa parola. Okay. Tanto è tutto. Ecco, quindi un po' tornando al discorso che magari chi organizza un matrimonio, appunto la figura del DJ la vedeva ancora collegata troppo al mondo solo discoteca. Esatto. Benissimo, benissimo. Bene, Davide, qualche saluto, qualche ringraziamento che vuoi fare? Sì, voglio salutare, voglio ringraziare tutti i collaboratori del Gate 29. Certo. E ho già citato i nomi nell'intervista di chi devo ringraziare, perché sono qua e perché sono arrivato a dove sono arrivato ad oggi, diciamo. E quindi niente, quindi voglio veramente salutare tutti gli amici che hanno dedicato questi minuti per ascoltarmi e per guardarmi. Benissimo, allora li salutiamo nuovamente anche noi. Grazie a te, Davide, ovviamente, per essere stato dei nostri. Grazie a voi. Qui a Storytime. E voi, amici, continuate a seguire tutte le nostre storie su Radio Italia 5. Da Gianluca un saluto e alla prossima. Ciao. Storytime, evoluzione radio.